interessante l'argomento Leao, eh. Skriniar, il Chelsea, perché sembrano essere giorni caldi sul fronte partenze in casa Inter. Bettino, intanto Non che digli idea. così, non digli così, che No, poi dico sta che idea ti male, sei guarda. fatta. L'ho già twittato ieri sera che gli ultimi giorni di luglio saranno giorni caldi in casa Inter, Però che quindi. idea ti sei fatto? Perché abbiamo trascorso un giugno, sinceramente, dove anche la società sembrava più tranquilla e serena, sono state fatte tante operazioni, addirittura filtrava anche il messaggio: Bremer potremmo anche prenderlo senza vendere Skriniar. Ma io Insomma, sono. sembrava un'altra Inter. Adesso è vero che non è partito nessuno, tra poco vediamo la nuova Inter in grafica ed è una squadra che si è solo rinforzata, c'è il tema Perisic, Gosens, da capire bene, però che succede? Cioè, mentre a luglio sembra essere un po' cambiato tutto, è tornato un po' di paura. Allora, al 27 luglio alle, cosa sono, le 21:07, se finisse stasera il mercato, adesso in questo momento, io ti direi che Eccola qua, guarda che bella sarei squadra che ha. contentissimo dell'Inter e di quello che ha fatto, perché comunque Forte. l'Inter è andata a prendere il centravanti che 2 anni fa aveva fatto la differenza del campionato italiano, che è Lukaku, si è rinforzato nelle seconde linee, cosa che sono mancate l'anno scorso e che gli hanno fatto perdere lo scudetto, perché l'Inter, diciamocela tutta, ha perso lo scudetto quando non aveva i giocatori per cambiare i sostituti, per cambiare gli infortunati, i giocatori che si fermavano nei box. E quindi oggi come oggi tu puoi permetterti Aslani, ti puoi permettere Bellanova, ti puoi permettere Mkhitaryan, che sono giocatori che possono far riposare i titolari. Ma così vorrebbe dire mantenere la difesa che comunque dà ampie garanzie, però siamo al 27 di luglio. Il 27 di luglio qualsiasi tifoso interista è consapevole che l'Inter, nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta congrua per un giocatore, E per un perché a giugno proprio. non si respirava quest'aria? No, è diverso. Allora, che l'Inter dovesse vendere un pezzo pregiato lo si metteva in conto. La differenza qual era? Che a giugno tu comunque dicevi: è vero che io posso perdere un pezzo pregiato, però io ho in cantiere altri 2 pezzi pregiati che potrebbero andare a migliorare la rosa, perché io perdo Skriniar, metto a posto il bilancio, però lo vado a sostituire col miglior difensore della scorsa stagione. Adesso come adesso, Bremer non c'è più, Dybala si è accasato alla Roma, capisci che nel momento in cui tu dovessi perdere Skriniar, il problema sarebbe reale, perché tu non avresti un sostituto all'altezza del giocatore che andresti a perdere. E questo si è perso un po' la magia. Effettivamente È a cambiato qualcosa. fine giugno c'era una magia, si viveva Mischi, in un colpa fine vostra giugno. che A siete fine arrivati. giugno io sentivo anche parlare spesso che Toglierti i sassolini dalle avrebbero scarpe. fatto anche Dybala, Ma no, l'ho detto, l'ho compreso detto. la cosa. Guarda che io non rinnego mai le Allora, cose. detto Io ero questo, convinto che l'Inter io sono avrebbe sincero, sono preso sincero. Dybala e Bremer, ma non ero convinto, ne ero convinti tantissimi, anzi ero Questa sicuro. Inter che leggiamo adesso è ancora più forte della Juve. Questa Inter. Ma no, 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 ma c'è questa una Inter. differenza, che la Juventus deve ancora comprare, l'Inter deve ancora vendere. No, ma io ti ho È detto, abissale. onestamente, questa Inter che vedo è ancora più forte della Juve. Intanto c'è stata, a Però proposito è di chiaro, io non Dybala, penso. mentre continuiamo a parlare di questo sogno accarezzato, non so se chiamarlo così, perché poi l'Inter ha preso anche una decisione. Possiamo vedere le immagini che ha pubblicato ancora una volta la Roma di questa presentazione di Dybala pazzesca, no? Bella però, bisogna dire la verità, bella, bella Chi per glielo doveva dire a l'organizzazione. Dybala che avrebbe avuto davanti 10.000, non so Sì, quanti quando erano era ieri. ormai un'accoglienza diversa, non c'è niente da fare, è sempre stato così, sempre stato così. Già dai tempi della Juve di Platini, Platini girava tranquillamente per Torino, nessuno gli dava fastidio a Cioè, Roma, ti fanno sentire Milan, il Inter, numero la uno al Juve mondo. addirittura l'ha scaricato, non avrebbero mai fatto una presentazione Tutta del quella gente lì, genere. bisogna essere sinceri, Dybala non l'ha vista nemmeno quando ha vinto la Champions con la Juve. Sì, La Champions non l'ha mamma che vinta, fai il bella. No, bravo, scusa. No, Calcaterra, fai il bravo. Però ecco, era ho un colpo da sbagliato. Inter, sì. Ma certo che era un colpo da Inter, perché comunque l'Inter è vero che quest'anno ha preso Lukaku, ma Lukaku lo prende per un anno, è in prestito, e tu l'anno prossimo avresti avuto un giocatore come Dybala, che comunque tu lo prendivi a zero, con un ingaggio alla portata dell'Inter e che comunque all'occorrenza sarebbe stato sicuramente utile alla causa nerazzurra. Allora, fatemi andare da Nicolò Schira che saluto e ringrazio. Ciao Nicolò. Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti. Intanto ti chiedo subito se ci sono aggiornamenti sul fronte De Ketelaere. Abbiamo parlato di questa offerta 31 più 4
e l'ottimismo che si respira? Cresce l'ottimismo, anche perché di questi 4 milioni, 2 sembrano abbastanza semplici da raggiungere, quindi sono un 31 che potrebbe essere considerato un 33, 2 invece molto più complicati. Il Bruges resta fermo al 35, più 10% sulla rivendita, questa percentuale sulla rivendita il Milan non la vuole mettere, però diciamo che il Milan con i bonus a 35 arriva, loro avevano 35, la distanza rispetto ai giorni scorsi si è assottigliata, ecco perché insomma c'è grande ottimismo, manca qualcosina, ma le percentuali si sono rialzate in maniera importante, il giocatore vuole il Milan, vuole solo il Milan, e questo fa più sperare, e soprattutto addirittura insomma soprattutto da un altro giocatore che vogliono chiudere, il ragazzo voglia già questo weekend essere a Milano per visite mediche firme. Vedremo se riusciranno ad accontentarlo, però l'accelerata di oggi, la fresco di oggi, il rilascio di oggi, con il deriva anche il video da alzare la cifra che parte a 32, che pare 32, a 31 più 4, con 35, è il segnale. Questo sia la prima scelta del Milan, lo sappiamo, lo parliamo da un mese. Il Milan lo vuole a tutti i costi, ma il Milan fa un sforzo per portarla a casa. E questo non è scontato, considerato con video sui numeri, spesso volentieri si è stato rigido in passato. Ecco, Nicolò, no, permettimi, perché prima ho detto una cosa che non eri collegato, sono Cristiano. Ciao, ciao, ciao. Mi spiace perché sai che ho grande stima e simpatia per te, però ti devo tirare una piccola orecchietta questa volta, senza cima di rapa. Perché, no, ti spiego, ieri ho sentito che hai detto che registravi una frenata o un pessimismo da parte dei dirigenti del Milan in uscita, dopo aver visto le nostre immagini ottimamente realizzate in questo grande servizio di cui si trova in stadio. E invece quello che risultava a me, che ero lì, erano esattamente indicazioni contrarie. Ora... No, mai parlato di pessimismo, ho detto un'altra cosa, ho detto che 30 più 2 Bruges non avrebbe mai dato, e infatti lì non ho capito, scusami. No, io ho detto un'altra cosa, io ho detto che a 30 più 2 il Bruges non l'avrebbe mai dato. No, è questo sicuramente, no, però dico... Perché parlando con l'agente del giocatore raccontava come fosse un po' preoccupato dal fatto che non alzando l'offerta, secondo lui brucia senza un rilancio non l'avrebbe mai dato. Però Nicolò, il fatto che i dirigenti del Brugia a distanza di una settimana siano venuti a Milano, perché di fatto andare a Lugano vuol dire venire a Milano, accettando un altro incontro che si è svolto, come ho riportato, con grande cordialità, grande amicalità, pacche sulle spalle, un clima veramente sereno. Poi io ho capito che la società ha fatto uscire la notizia per cui c'era una fumata grigio scuro, la realtà era ben diversa ieri, questo era un po', e mi spiace che tu abbia detto insomma che c'era ancora distanza, ecco, in realtà quello che si è percepito da lì, e tu sai che fai questo lavoro in maniera eccezionale, io ti ascolto sempre, a differenza di altri presunti maghi di mercato, tu sei davvero molto bravo. In questo caso però, che ero lì presente, ho registrato sensazioni diverse, l'unica volta che mi sento di contraddirti, ecco. No, ma siamo d'accordo, in realtà stiamo dicendo la stessa cosa a punti diversi, nel senso che il giocatore vuole andare a Milan. Il Bruges sa che il giocatore vuole andare a Milan e sta trattando con il Milan, anche perché con Radrizzani l'ultimo incontro è stato 20 giorni fa, Fabio, quando il Milan offrì famosi 37 milioni più bonus, ma da lì non si sono più parlati. Quindi tutto converge, come stai dicendo tu. L'unica cosa che io avevo riportato parlando con l'entourage del giocatore era che, secondo loro, se il Milan non alzava in qualsiasi modo l'offerta, conoscendo loro i dirigenti del Bruges, il Bruges a 30 più 2 non l'avrebbe mai dato. Oggi infatti il Milan ha alzato un pochino tra la base pista e i bonus, e non a caso poi c'è stata l'accelerata. Poi ovviamente tu ieri eri lì al tavolo a fianco, mi risulta, quindi insomma hai fatto un grandissimo lavoro da Segugio, e hai intercettato Maldini e tutto, e hai vissuto sicuramente meglio di noi da mesi che eravamo lontani. Io ho riportato solo quello che diceva l'entourage del giocatore, che diceva il Milan deve rilanciare, se no io, conoscendo il Bruges, questi si impuntano, c'è il rischio che non si faccia. Nicolò, a me risultava proprio che dalla società fosse arrivato questo, cioè sinceramente Maldini si aspettava tutto tranne che di trovare qualcuno all'Hotel Splendid, no? E voleva a tutti i costi evitare la mediaticità di questo incontro, proprio per evitare che si dicesse è fatta.
e quindi l'input che è arrivato dalla società è stato proprio non è fatto nulla, che però è molto diverso da quello che si è percepito lì. Dopodiché ti ringrazio per i complimenti, ma io sono stato veramente molto fortunato e ho qualche conoscenza ovviamente a Lugano, ma chi invece fa un grande lavoro da Segugio sono quelli come te, come gli altri cronisti di... Sto finendo di fare un complimento, fammelo finire, sì, no? Però basta sti complimenti a vicenda, non ci interessano, li abbiamo già fatti. Ma sei stato il primo tu a farli. Esatto, li abbiamo già fatti, basta, te li abbiamo già fatti, basta. Ma non è per me, lo fai a Nicolò. Nicolò lo sa, non c'è ma bisogno di ma perché mi metti il rigatino, scusami? Nicolò! Dai. Nicolò, dimmi invece di Skriniar, passiamo all'Inter. Ha capito? No, perché mi hai lasciato così, di gesso. Mi no, la situazione Skriniar resta da seguire. Leggiamo sì. Tra le righe, Nicolò, Stefano. Sì. Nicolò, sentiamo Nicolò. Sì. Sì. No, la situazione Skriniar ovviamente resta da monitorare, perché comunque il giocatore d'accordo con il Paris Saint-Germain l'aveva trovato, quinquennale. 7 milioni e mezzo all'anno, più 1,5 di bonus, neanche troppo complicati da raggiungere. È chiaro che quell'offerta che il giocatore ha accettato, comunque se l'aveva accettata qualche giorno fa, non può essere cestinata e dimenticata. L'Inter oggi spera che non arrivi il rilancio, ma questa è una speranza più di Marotta e Ausilio, perché conoscono la proprietà e sanno che se arriva un rilancio da 75-70 milioni, Gananchino dicono vendere e quindi vanno a perdere il loro miglior difensore. Al momento il Parì non sta rilanciando perché Luis Campos, che è un po' meno spendaccione di Leonardo, dice fa sapere. Abbiamo offerto 53 milioni più 7 di bonus, totale 60, per un giocatore che tra 10 mesi gli scade il contratto e che dal 1° di gennaio, quindi tra 4 mesi, può firmare per con chiunque già la stagione successiva. Tradotto, in questo momento il Parì non sta rilanciando. Sì. Probabilmente ci fosse stato Leonardo, avrebbe già rilanciato il Parì e la trattativa sarebbe già chiusa. Però noi... poi è un'altra variabile. Chelsea, perché ecco. Chelsea cerca un difensore. E Chelsea aveva offerto 65 milioni settimana scorsa in Siviglia per Koundé, poi Koundé va per 50 più 10 di bonus a Barcellona perché lui ha scelto di andare al Barça, però è chiaro che se il Chelsea dovesse offrire una cifra simile può essere un pericolo. Al momento il Chelsea sta trattando Fofana del Leicester e quindi in questo momento il pericolo non c'è, però Chelsea e Inter comunque si conoscono, le dirigenze hanno trattato anche l'operazione Lukaku e quindi è una variabile da non trascurare per Skriniar. Diciamo che ci sono delle sirene che incombono e quindi in casa Inter c'è un po' di apprensione barra preoccupazione nel caso dovessero arrivare delle offerte importanti. Ecco Nicolò, ti faccio l'ultima domanda che è un po' la preoccupazione di Calcaterra, poi noi andiamo avanti a discuterne in studio. Potrebbe esserci un doppio colpo, cioè Skriniar più Dumfries per 90 milioni di euro, l'Inter potrebbe accettare questa offerta per tutti e due i giocatori? Ah, ma allora sai anche le cifre, 60 più 30? 60 più 30. Ah, ma allora Donati sa tutto. Nicolò. Se arriva un'offerta del genere, questo vale per tanti club, ovviamente non solo l'Inter, è difficile dire di no. Vediamo anche cosa succede con Aspilicueta, che si era promesso al Barcellona, ma in questo momento dopo lo scippo di Koundé i rapporti tra Barça e Chelsea non sono granché, quindi potrebbe anche partire. Allora a quel punto magari loro cambiare un po' la strategia sia per il terzino sia per il centrale. Sicuramente, almeno questo, proprio che al momento più dall'Inter, deve esserci un sacrificio, uno solo, perché sì. Devi andare a sostituire due titolari ad agosto inoltrato, dopo che Inter comunque ha già perso Perez, cioè non dimentichiamolo, comunque Perez alla fine è andato via, sarebbe un po' troppo. Poi è chiaro che se arrivano con 90-100 milioni di cash diventa dura per tutti, però l'idea al momento di sacrificarne uno solo, l'ideale da un punto di vista per certi aspetti sarebbe vendere solo Dumfries, vendere bene anche Pinamonti e dovresti fare un po' di 60 milioni, però poi il problema è che Dumfries lo devi andare a sostituire. È vero che Bosso ha proposto Drezola in prestito da Real Madrid, però non è la stessa cosa rispetto a Dumfries, che l'abbiamo visto anche l'anno scorso a Firenze. Grazie Nicolò, continuiamo ad aggiornarci sul mercato, grazie a Nicolò Schira. E però Cristiano, l'Inter che abbiamo visto prima in grafica è un Inter probabilmente forte come la Juve o ancora, eccola qua, favorita per lo scudetto. Se iniziamo a toglierci Skriniar,
E poi c'è il discorso Dumfries. Come si ritrova l'Inter? Vabbè, Skriniar è una cosa, adesso Stefano, va bene tutto, però l'Inter ha vinto il campionato senza Dumfries. Beh, aveva Kimi. Per carità, però dico no, non nel senso il valore del giocatore, un conto è Skriniar, un conto è Dumfries, nel senso se perdi Dumfries puoi giocare uguale e sei comunque... Perdere Skriniar è sicuramente già una cosa di un altro valore. Detto questo, al momento, qui sai, le griglie di partenza, l'unico criterio scientifico che abbiamo sono i flussi di scommesse, quindi bookmakers, che dicono che in Italia le favorite alla pari, sostanzialmente, sono Inter e Juventus. Quindi questa è la realtà. La domanda tua è, se va via Skriniar, secondo te l'Inter scala di qualche posizione? Secondo me i bookmakers continuano a dare favorite Inter e Juventus. Anche se parte Skriniar. Mischi, tu che idea ti sei fatto delle partenze Inter, di quello che abbiamo ascoltato in questi Io non momenti. Penso che l'Inter rinunci alla partenza di un giocatore dove può prendere 60 milioni oggi e a febbraio può firmare per un'altra squadra e perderlo a zero. Però l'obiezione di Calcaterra e degli interisti è tanto Skriniar, se non parte il primo settembre rinnova. Rinnova. Voglio anche vedere se Skriniar, adesso che ha capito che può prendere 9 milioni... tutto l'interista che può essere, adesso te lo rinnovano a 5/6. Secondo me comunque c'è già, è stato fatto qualcosa, è stato fatto male. Secondo me l'Inter, se avesse accettato magari qualcosina in meno, non avrebbe perso Bremer, mia idea. Sarebbe andato con i soldi prima di aver incassato i soldi della Juventus, o quantomeno di aver chiuso l'affare della Juve. Sarebbe andato e avrebbe preso anche Bremer, avrebbe preso qualche cosa in meno, ma avrebbe preso un giocatore che gli permetteva poi di attutire il colpo di Skriniar. Sì, diciamo che tecnicamente con sarebbe senno stata di poi, io sono convinto che Bremer l'Inter non l'avrebbe mai preso, perché nel momento in cui la Juventus è andata sulla Juventus proprietà del Torino, si sono accordati le due proprietà, se tu arrivi e alla fine la Juventus le ha detto, quando ti hanno offerto 50, il giocatore deve venire da esempio, noi. Quando ti hanno offerto 50, se la chiudevi a 55, prendevi molto meno di quello sì. Che hai in testa, però la Juventus era in piena evoluzione, la cosa di era ancora lontana la vendita di De Ligt. Cioè lui Inter dice, siccome Bremer l'hai bloccato a febbraio, no, ho capito tu quello lo che prendere dice, a giugno. Ho capito quello che dice lui, sì, ma a giugno secondo me la Juventus gli occhi su Bremer li aveva già messi. Ma sicuro, però gli avrà detto, guarda che se noi riusciamo a fare qualcosa, ti veniamo a prendere il giocatore e ti diamo anche... Perché il giocatore nel frattempo era esploso. Ormai Bremer si era consacrato, era un giocatore che non aveva fatto vedere mai la palla. Però la convinzione di Marotta di averlo in mano... Proprio senza fino a due settimane prima. Questa era la convinzione. Era evidente. E la convinzione perché parlavano con uno degli intermediari. Ma molto probabilmente la Juventus parlava col Torino e con l'altro intermediario. E così è stato. Io mi sono fatto questa idea qua. Perché poi dopo la convinzione dell'Inter, figurati, però io ero uno di quelli che era straconvinto. Certo, però la considerazione che fa Mischi però obiettivamente ci sta. Nel senso, lui dice, ma se adesso a Skriniar gli hanno fatto vedere quei soldi, magari il Chelsea gli fa la stessa offerta, Stefano, dopo come quello fai a farlo rinnovare? Dopo quello che è successo, onestamente, dopo quello che è successo 10 giorni fa, onestamente io la mano sul fuoco non ci metto più su nulla. Cioè, nel senso, anch'io sono convinto, che nel momento in cui si chiude il mercato e Skriniar ancora nerazzurro, la firma è una formalità. Ma oggi come oggi non sono più sicuro di questa cosa qua. Ve lo dico molto sinceramente, cioè nel senso, perché comunque anche io mi metto anche nei panni di giocatore. Un giorno vado via, un giorno resto, poi dopo non mi toccano, però se arriva l'offerta vado. Se arriva il Paris Saint-Germain, vado al Paris Saint-Germain. Se arriva a un certo punto dice, ragazzi, allora facciamo una cosa. Vado. Allora, a voi servono i soldi, benissimo, adesso trovo l'offerta. Cioè, è un mio pensiero, però non credo che si discosti molto. Andiamo un attimo in pubblicità, dai, ripartiamo da qui, a tra poco, grazie. Rieccoci. Bettino, riparto da te, perché... Se non li fai quest'anno, poi li devi fare l'anno prossimo, questi 60-70 milioni, sì, l'anno prossimo a giugno. In più c'era stato anche l'input di abbassare il monte ingaggi, invece se devi rinnovare a Skriniar glielo stai alzando. Lukaku comunque, per bocca del suo agente, ha detto che è uno dei più pagati della Serie A, quindi non hai abbassato il monte ingaggi. È vero che è andato via Vidal, però è arrivato Mkhitaryan... al posto di Vesino, diciamo, più o meno. Mandar via Sanchez lo devi ancora mandare via,
punti, infatti ho detto punti da dare, e il tuo ragionamento non fa una grinza, Stefano, però oggi come oggi non è che puoi risolvere il problema mettendo in vendita un giocatore, devono arrivare delle offerte, certo, con grandi aspettative. Più di dire che nel momento in cui arriverà un'offerta con grandi aspettative per un big dell'Inter, a quel punto lì sarà preso in considerazione, più di questo io non posso dire. Io sono convinto che se dovesse arrivare un'offerta per Skriniar in linea con quello che si aspetta l'Inter, il giocatore partirà. E questo mi sembra che l'ha detto anche la... l'hanno detto anche i dirigenti, anche alla curva, cioè sono più chiari di così, hanno detto: signori, noi non vi possiamo promettere, no, perché che stavo ciò... pensando, e la riflessione che faceva anche oggi il nostro Alfio Musmarra, alla fine se non parte Skriniar, rinnovi a Skriniar, l'anno prossimo chi sono quelli in vendita? L'anno prossimo Barella no, e ma Lautaro. Stefano, non è che chi sono, qualsiasi giocatore capito dell'Inter questo, però andiamo a prenderne a un prezzo nel momento in cui uno si presenta. È come il negozio, quando tu arrivi nel negozio ci sono i cartellini, ok? Vai lì e dici: quanto costa la giacca? X, benissimo, gli dai X e porta a casa il giocatore, c'è la giacca, il pantalone. E così all'Inter, l'Inter ci sono, ogni giocatore ha un cartellino, basta che arriva una società. Però di Bastoni abbiamo raccontato l'Inter, ma è stato il giocatore a dir di no. È diverso. Barella vuol restare, stiamo parlando poi dopo, dove è andato? Poi dopo a un certo adesso punto arriva. Poi a un certo punto credo che i dirigenti saranno chiari anche che con tutti è? I giocatori. Noi vi ringraziamo per l'amore che avete per i colori nerazzurri, però comunque l'Inter ha bisogno di continuità, e siccome, e non è un parlare male della proprietà, la proprietà non può immettere denaro fresco. Nei conti della società, a quel punto lì l'Inter deve fare di necessità virtù, deve camminare con le proprie gambe, e per camminare con le proprie gambe deve vendere i giocatori, punto. E beh, ma Cristiano è così, cioè non mi sembra, se vuoi ti racconto che andiamo a trattare un giocatore, no, gli offriamo 30, però dico, chi può vendere Cristiano l'Inter? E siamo sempre lì, chi può vendere, chi ha mercato? Skriniar ce l'ha il mercato. Ma che Skriniar, allora questa favola qua di Skriniar, visto che Bettino dice giustamente, ha fatto il ragionamento perfetto, però mi sembra che alle volte, perché non è che i trombettieri di corte sono solo per il Milan, ci sono per tutte le squadre, Inter in primis, e io sinceramente, Stefano, ricorrendo al di là delle notizie alla mia cara vecchia amica logica, quando tempi non sospetti parliamo prima della fine del campionato, prima della fine del campionato, c'era una trasmissione, una volta la conducevi tu o il direttore, non mi ricordo, era un mercoledì sera, che si diceva, si parlava di mercato, dice: c'è l'offerta del Paris Saint-Germain per Skriniar, 70 milioni. Io ho alzato il ditino e ho chiesto alla valletta che c'era l'email, dico: ma scusa, mi confermi che Skriniar è in scadenza 2023? Sì. E ho detto: mi permetto di pensare che un difensore centrale, non un attaccante, difensore centrale, pur forte, forte, fortissimo, in scadenza di contratto, cioè che tra sei mesi può firmare con qualunque club, il Paris Saint-Germain indennizzi l'Inter con 70 milioni a sei mesi della scadenza. Momento, non più il Paris Saint-Germain di Leonardo, che come quelli che diciamo prima... No, me lo ricordo quanto benissimo. Quanto è? 30? Mi ricordo, hai fatto anche un'allusione, mi ricordo. Esatto. Cioè, mi ricordo benissimo. Esatto. Cioè, qua, il Paris Saint-Germain adesso, cioè, però, perché deve... Sembra essere allora, 50 milioni. Come? La, 50 ma milioni. È tanto uguale. La forza... Perché lui... Chelsea paga Koulibaly 40, tu adesso era in scadenza hai il mondiale, lui con 4 hai il mondiale, no? Hai il mondiale. Vuol dire che se il Paris Saint-Germain, che secondo me a occhio il giorno di Champions League, anche senza Skriniar, lo passa lo stesso, a occhio, no? Arriva a gennaio, lo prende a zero e dice all'Inter: noi il contratto ce l'abbiamo già, gli diamo 9 all'anno, vuoi 15 per darcelo subito invece che a giugno? Se no, zero a giugno, scegli tu. No, ho capito. Che vai a pagarle più o meno quello che l'Inter pagò Eriksen. Nella stessa identica situazione. Nella stessa situazione. Hai perfettamente... non è che a Parigi hanno l'anello al naso. No, Cristiano. Allora, la forza dell'Inter è che ti dice: guarda che il giocatore... Sì, comunque... vuole rimanere a vita nell'Inter, no, innamorato, in linea di massimo, vuole diventare capitano, no, e via che è ripartita la fisarmonica, non e via. Sto rifacendo...
la fisarmonica. Ti sto dicendo che quello che mette come carta forte sul tavolo l'Inter è questa cosa qua. Certo. Che teoricamente nel momento in cui si chiude la sessione di mercato il giocatore è pronto a rinnovare. Certo, il giocatore però, a gennaio gli dà 10 per il senso e meno e dice io voglio restare a 4 all'Inter. Ma neanche a 7, perché se quelli gli danno di più molto probabilmente cioè, poi hai fatto prima il discorso del Paris Saint Germain, che chiunque va andare al Paris Saint Germain Skriniar no ascolta, tutti gli altri al mondo sì, mi sembra lui, molto probabilmente il ragionamento l'ha fatto lui, molto probabilmente sei distratto, molto probabilmente sei distratto, ma tu non ti preoccupare, sei distratto, io perché prima mi basta mezzo orecchio per te e mezzo per Giorno, molto probabilmente volevo chiederti Giorno, ma volevo sapere, ma sei andato a bere un bicchiere di mischi? Comunque ho le scarpe su, non me le tolgo, non sono a piedi scarpe. Mi sembra che io ho detto che si vede che ha sempre fatto televisione lui, si vede che ha sempre fatto televisione. Mi sembra che prima ho detto che oggi come oggi non ci metto più la mano sul fuoco su nessuno, quindi mi sembra che ho cambiato anche la view. L'hai detto. Quindi molto ovviamente che si era distratto e non l'ha sentito, perché il buon Donati guardato quello, il bicchiere di mischi che stava bevendo. Ma smetta. Però però se dovete se avete dei regolamenti da fare, cioè dei regolamenti di conto, lasciate stare. Sì, volevo dire, guarda, di regolamenti tu non puoi parlare perché di solito li fai tu, poi di conti, quello non puoi lasciare. Esatto, di conti non ne parliamo. E volevo dirti, però 3 ore dura stasera, dalle 8:30 alle 23:30, giusto? Fare mezz'ora fuori come ha fatto Mischi non è rispettoso. Meglio bere però sotto tavolo, prendere la pizza e metterla sotto tavolo, fare tutto così. Cioè, Mischi, siamo sul mercato, grazie. Dimmi di Skriniar oppure di chi può partire. Perché adesso, se non parte Skriniar, stavamo facendo un ragionamento con Calcaterra, non è che poi a settembre devi aumentare l'ingaggio a Skriniar, poi devi sperare a giugno in 15 giorni di vendere un giocatore. Ti ripeto, io ti vorrei dire un altro nome, però un altro nome io non ce l'ho. Cioè un nome che Lautaro vuol restare. Fra 5 mesi può andare a firmare a zero, cioè questo è l'unico nome forte. Perdono una colonna della difesa, certo, sicuramente. Io l'ho visto che ha giocato, può giocare sia a destra che a sinistra. Infatti ha giocato a sinistra il primo tempo nella finale di Coppa Italia e poi ha giocato a destra. Cioè questo gioca dappertutto. Benissimo. Però è anche l'unico giocatore, l'unico che loro hanno che può dargli, io dico a questo punto 60, 55, quello che è, ma che fra 4 mesi. Perché poi dopo devi perché andare a discutere. Perché dici che è l'unico? Perché dici che è l'unico? Sto dicendo, Lautaro c'ha il suo bel contratto. Cioè, Lautaro lo può fare anche l'anno prossimo, giusto? No, ho capito, però se tu dici che è l'unico vuol dire che altri giocatori... C'è i bastoni. C'è Barella. Vabbè, ma allora ragazzi... Cioè dico, potenzialmente di denaro contante... Però passi da di denaro contante... No. Brozovic non è un giocatore che può arrivare a determinate cifre anche per una questione di età. Allora, tu hai Barella, Bastoni e Barella e Lautaro. E Skriniar sono denaro contante. Però Bastoni scade nel 2024 anche lui, cioè nel senso, come vale per Leao, però se vuoi far cassa, se hai bisogno di soldi, potenzialmente non succederà mai. Questo è denaro contante. Barella quando scade? Ma lascia Barella stare, Barella appena rinnovato. Bastoni scade lungo, Lautaro scade lungo. Questo è quello che il giocatore. Noi stiamo ragionando the worst case, cioè tu sei con l'acqua alla gola, devi per forza di cose far entrare dei soldi, cosa fai? Di giocatori da mettere sul mercato ci sono, cioè non è che non li ha l'Inter. No, certo. Alcuni giocatori sono denaro contante, che al momento in cui fai trapelare la voce che mette sul mercato Lautaro o Barella, sai cos'è comunque l'unica cosa, qualcuno Bettino? Si presenta a Milano, poi non ti farà magari grandi offerte. Sai cos'è, ma se che si presentano due o tre squadre, Bettino, che di solito le grandi acquisizioni di solito si pianificano prima, alla fine della stagione precedente, può succedere, non vuol dire si fanno all'inizio del mercato, si pianifica all'inizio del mercato, poi magari accade che arrivi a fine agosto. Lautaro andò via in questi giorni l'anno scorso, fine luglio. Lukaku. Sì, ho detto lo pianifichi prima e poi magari lo fai dopo. Non so, non mi sembra che nell'aria ci sia. Poi è vero che può essere che sia tutto nascosto e arriva all'improvviso la trattativa. Però così nell'aria non mi sembra che ci sia una trattativa per una grande cessione. No, il problema a parte secondo me, sai quello che percepisco io? Che in Europa si sa che l'Inter sia una bottega dove se ti presenti anche all'ultimo giorno con i soldi che richiedono, il giocatore porta a casa. Cioè, manca la punta al Bayern, sto dicendo
alla fine di agosto non sai chi è dalla panchina. La Juventus dell'anno scorso, che perde Cristiano Ronaldo, non sto parlando di squadre italiane, una squadra europea come la Juventus, perde Ronaldo, se gli serve una punta, sa che se va all'Inter e dà i soldi all'Inter, che l'Inter si aspetta di ricevere per qualsiasi giocatore, io ho l'impressione che il giocatore vada in quella squadra lì. Quindi in Europa si sono fatti questa idea qua. Ecco perché non c'è la corsa anche al centrale, perché tanto loro sanno che comunque nella peggiore delle ipotesi c'è sempre uno skinner che se va lì con 60-70 milioni lo porta a casa. Sì, però di questi, di questi giocatori che hai nominato, non ce n'è uno al quale gli ha messo la caramella in bocca, facendogli vedere i soldi veri. Ma non è vero, perché Skriniar, ragazzi, Skriniar gli offrono 8-9 milioni a stagione. Parlando, Skriniar è l'unico, ho detto di questi ma altri perché che l'unico, hai detto, perché è l'unico giocatore che hai citato. È l'unico giocatore che ha approfondito. Perché quando si sono presentati per Bastoni, Bastoni ha detto, ragazzi, io da qua da Milano non mi muovo. Sì, si sono presentati per Lautaro, oltre a dirti che non si muove, ti fa capire Bastoni, che comunque ha aperto anche attività imprenditoriali e quindi ti fa capire che comunque lui vuole, per almeno un anno e mezzo, vuole mettere le radici a Milano. Barella non se ne parla nemmeno. Aveva un'offerta poi mai confermata dal Barcellona. Allora, ai tempi, sì, ma non è una cosa concreta. Cioè, il Paris, sai, che viene, ti fa quell'offerta. Allora, ripeto, Barella, nessuno è andato lì e gli ha detto guarda che ti offriamo 10 perché, milioni. Perché non c'è neanche, le squadre sanno che non c'è la voglia da parte dei giocatori di lasciare Milano. Ma nel momento in cui hai là, a quel punto lì, tu ti presenti e trovi anche l'accordo col giocatore. Perché poi dopo, parliamoci chiaramente, per campionati come quello spagnolo e quello inglese, offrire gli 8, 9, 10 milioni, per loro è una normalità. La Liga? Anche, cioè... Se il Real Madrid, sì, Ancelotti, Real Madrid lo dà. Sì, scusate, Barella si diceva che era un giocatore che piacesse molto ad Ancelotti, se non mi sbaglio. Sì. Il Real Madrid per assurdo ha problemi ad offrire un ingaggio a doppia cifra a Barella, secondo me no. Il problema è che il Real Madrid è non gli serve, è stra-completo. No, ma stiamo adesso facendo una riserva che è Camavinga, che è bravissimo. Senza ombra di dubbio. Però dico, quando vogliono il giocatore... Però c'è anche da considerare, non lo facciamo mai, no? Ormai sono diventate quasi giustamente delle trasmissioni, soprattutto quando si parla di mercato, legate più al mondo dell'economia rispetto... Che è al normale calcio. Se fa nel mercato, no, eh. È normale, però poi c'è anche l'allenatore, c'è anche lo staff tecnico che ha delle esigenze, no? Perché ma viene in secondo piano. Viene in secondo piano, però cioè, dobbiamo prendere atto di questo. Poi ci sono i puristi, i tecnicisti come Zanforlì, ma in realtà non è quella lì. No, ho capito. Cioè, tu stai parlando di Inzaghi? Sì, in questo caso Inter, sì, nel senso. E poi c'è un allenatore che ti dice l'anno scorso va bene, sono arrivato, è partito... La mia paura è quella. No, ma il problema ti dico, non mi hai preso Bremer, mi dai via Skriniar e mi dai via Dumfries. La mia paura è quella, Stefano, vuoi sapere la verità? No, me la dici dopo la pubblicità, a tra poco, grazie.